Buongiorno a tutti, vedo che state facendo accesso nella stanza. Allora, benvenuti al penultimo degli 11 webinar che Farm SPA organizza all'interno della settimana dell'amministrazione aperta 2019, che si concluderà, come sapete, il 17 marzo. Io sono Roberta Crudele e lavoro nell'area comunicazione di Farm SPA. Ho il compito di introdurre questo seminario online. Intanto vi chiedo se mi sentite e mi vedete bene, penso di sì perché state scrivendo in chat. Vi ricordo che durante il webinar potete utilizzare la chat per porre domande ai relatori che risponderanno poi negli ultimi minuti del loro intervento. E troverete poi la registrazione di questo webinar e i materiali proiettati dai relatori nella pagina di Eventi PA da cui vi siete registrati. Allora, in questo webinar parleremo di trasparenza e social media. In particolar modo partiremo da un concetto di trasparenza intesa come una trasparenza, diciamo, di fatto e in tempo reale, quindi come una concreta opportunità per i cittadini di accedere alle informazioni delle pubbliche amministrazioni. Questo stesso concetto è stato espresso anche dal ministro Giulia Bongiorno in un'intervista che abbiamo pubblicato proprio in apertura della settimana dell'amministrazione aperta, che trovate sul nostro canale YouTube e sul sito Formes, che potete vedere, diciamo, integralmente, ma di cui in questo webinar manderemo alcune pillole. E proprio su questa, diciamo, visione di trasparenza che sta alla base di questo webinar, sentiamo la prima pillola dell'intervista al Ministro Buongiorno. Chiedo a Gianluca se può mandare. Sulla trasparenza totale, siamo a 2 anni dal FOIA, a quasi 6 anni dal decreto 33 del 2013. A che punto siamo? La mia valutazione è che di trasparenza non si deve morire, nel senso che la trasparenza deve aiutarci a crescere. Non deve essere un valore astratto in nome del quale creare una serie infinita di adempimenti che non soddisfano il cittadino e che appesantiscono la pubblica amministrazione. FOIA, bellissima idea. Legge che non conosce nessuno. Una legge in cui si prevede la trasparenza, in cui si prevede l'accesso da parte del cittadino, non conosciuta dal cittadino, è una legge che non ha raggiunto il suo obiettivo. Dunque, dopo questa pillola vogliamo parlare a proposito di questo concetto di trasparenza, quindi come concreta opportunità di dialogo, proprio dell'utilizzo dei social per la trasparenza. Noi approfitto di questo webinar per anticipare che Farm SPA, diciamo, ha proposto un'azione all'interno del quarto piano GP che va proprio oggi in consultazione pubblica, diciamo in accordo con il Dipartimento della Funzione Pubblica e in collaborazione con Pia Social e l'Università di Salerno, proprio per promuovere un'azione di sperimentazione che sviluppi le competenze delle pubbliche amministrazioni per un utilizzo, diciamo, consapevole e professionale dei social. A proposito proprio di questo, possiamo vedere la seconda pillola dell'intervista al Ministro Buongiorno. La legge 150-2000 fu varata agli albori del web. Dopo 18 anni si sono affermati anche i social media, che molte amministrazioni usano con dei risultati eccellenti. Del resto i social si affermano anche come mezzi di trasparenza in tempo reale, cioè rispondono al cittadino in modo concreto, fornendo atti e documenti senza neanche passare per le procedure previste dal FOIA. Cosa ne pensa del giornalismo social che sta emergendo nella pubblica amministrazione? È il futuro oltre che il presente, credo che possa essere veramente la svolta della pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione che sia capace di utilizzare bene i social, perché tutti i discorsi che abbiamo fatto finora dell'accesso da parte del cittadino potrebbero anche un domani essere totalmente superati, perché se arriviamo a dei social ben organizzati, con delle strutture preparate, è chiaro che a quel punto ci potrà essere una sorta di comunicazione quasi diretta in tempo reale.
Quindi io lo vedo non solo come il futuro, ma lo vorrei anche come presente. Non sfugge a nessuno che il social poi è ovviamente estremamente pericoloso, quindi se non gestito bene, ovviamente tutti quelli che sono i vantaggi che immagino potrebbero portare anche una serie di problematiche. Quindi io non sono assolutamente dell'idea che di fronte a questi rischi allora dobbiamo così smettere di pensare al social come strumento importante, sono consapevole che vada utilizzato, ma vorrei delle persone esperte, capaci, che ovviamente tra l'altro siano particolarmente preparate, perché non c'è niente di peggio che la risposta immediata, perché se non c'ha dietro una grande preparazione è una risposta della pubblica amministrazione sbagliata. Quindi tanto più i social vanno avanti, quanto più vedo la necessità che chi li utilizza sia persona di alto profilo, cioè non vedo il social lasciato al meno esperto, credo che il social debba essere gestito da persone brave, esperte, che sappiano parlare di PA. Ecco, dopo, diciamo, questa introduzione, entriamo, diciamo, nel vivo del webinar. Partiamo con un primo intervento di Sergio Talamo, direttore della comunicazione di Forma SPA, che ci parlerà, appunto, di trasparenza, ci aiuterà a mettere a fuoco questo concetto di trasparenza, a cui, insomma, abbiamo accennato e di cui tra l'altro parla in un dossier che ha appena pubblicato per il Sole 24 Ore. Dopodiché avremo l'intervento di Francesco Di Costanzo, presidente dell'associazione PA Social, che ci fornirà un quadro di quanto sta accadendo all'interno della pubblica amministrazione italiana in tema di nuova comunicazione pubblica. E, a seguire due testimonianze, la prima quella del comune di Napoli con Pietro Citarella, quindi una grande città complessa, e poi ci sposteremo, diciamo, in ambito sanitario con la testimonianza di Maria Teresa d'Aquino per l'azienda ospedaliera di Alessandria, quindi una realtà, diciamo, completamente diversa, più piccola e molto vivace e molto attiva sui social. Vi lascio agli interventi dei relatori. Bene, buongiorno. Io farò un quadro sintetico del link che esiste fra la trasparenza e l'utilizzo di questo nuovo potente mezzo di comunicazione che si è affermato nelle pubbliche amministrazioni anche in assenza di un quadro legislativo che in qualche modo riconosce e sostiene queste nuove attività. Ed è questo uno dei problemi che sono sul tappeto, che accennerò e che poi sicuramente verranno ripresi anche da Francesco Di Costanzo. Parliamo di social, della trasparenza di fatto, quindi oltre le procedure, in tempo reale, quindi senza neanche bisogno dell'attesa che è prevista dalla legge, dal decreto che ha istituito il FOIA, ed erga omnes, perché l'altra caratteristica di fondo del social è che non è una comunicazione uno ad uno, come quella prevista dalla trasparenza, quindi una richiesta di accesso e una risposta, ma una risposta che va potenzialmente a tutti. Quindi in questa carrellata sintetica noi partiamo da una condizione di profonda lontananza dell'amministrazione rispetto al cittadino. Ricordo che la legge 241-90, quella chiamata appunto la legge sull'accesso, introduceva per la prima volta la trasparenza, ma diceva che il cittadino può accedere ad atti e documenti soltanto quando ha un interesse specifico e diretto, quindi il caso più comune è quello di un concorso pubblico, ma soprattutto chiarisce che in nessun caso la trasparenza può essere utilizzata per esercitare un controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione. Quindi nel 1990 il legislatore sentiva il bisogno di chiarire che la trasparenza non può mai servire a controllare lo Stato, quindi un'idea proprio di lesa maestà. Nella legge 150-2000, che è quella che ancora oggi regola il sistema della comunicazione, si parlava di una funzione didattica della comunicazione. La comunicazione serve ad illustrare le leggi ai cittadini. Io cito questo verbo perché questo verbo dà il senso di una lontananza storica, assoluta rispetto a quello che è oggi, la concezione della pubblica amministrazione, in cui il cittadino è un protagonista attivo. E la 150 prevedeva anche una separazione in casa delle funzioni
di URP e di ufficio stampa che di fatto non dialogavano, non avevano un rapporto e i danni che ha prodotto questa concezione sono sotto gli occhi di tutti. In più si aggiungeva la figura del portavoce, che era una figura fiduciaria, anche questa di incerta definizione. Nel decreto 33 del 2013 la trasparenza diventa un fatto che invece serve proprio a controllare l'amministrazione, però non lo si fa attraverso una verifica, ma attraverso una serie di adempimenti, ne furono pure contati 271, che venivano imposti dall'alto e il cittadino avrebbe dovuto soltanto verificare che certi atti potevano essere pubblicati. Questo è il punto di partenza. Divieto di controllo, la PA maestrina, l'ho definita con sintesi giornalistica, e anche questa PA un po' alla carta, perché l'obiettivo del decreto 33 era soprattutto riempire, infarcire, direi, il settore dell'amministrazione trasparente di dati e documenti. Noi siamo arrivati adesso, lo sappiamo tutti se siamo qui, però ricordiamo sempre, perché è qualcosa di straordinariamente importante e innovativo, che una legge dello Stato parli di trasparenza totale, quindi un accesso generalizzato, non più limitato dall'interesse soggettivo, come nella 241, né agli atti per cui le PA hanno obbligo di pubblicazione, come nel decreto 33. In più, negli articoli 95, 59, 18 bis e 13 dei contratti collettivi del pubblico impiego, funzioni centrali, istruzione e ricerca, funzioni locali e sanità, sebbene con grande confusione, su cui bisognerà ritornare, ma su questo c'è un accordo in sede ARAN e comunque la necessità di farlo attraverso nuovi provvedimenti, vengono rilanciate le professionalità dell'informazione e della comunicazione, inserendo le figure dello specialista in comunicazione pubblica e del giornalista pubblico. Nuove figure professionali che sono state in qualche modo concepite anche nel decreto concretezza del ministro Bongiorno. La trasparenza totale, ecco, partiamo da questo presupposto per arrivare ai social. Che cos'è la trasparenza totale? Alla fine è un mezzo per prevenire gli abusi, è un mezzo per dare un'occhiata, per improvvisarsi poliziotti, improvvisarsi investigatori? Assolutamente no. La trasparenza totale, lo dice l'articolo 10,9 del decreto 33, non riformato dal 97, è la dimensione principale per la determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi. Io consiglio a tutti i colleghi che si occupano di comunicazione o di trasparenza comunicativa e non di trasparenza adempitiva di tenere sempre in evidenza questo concetto, anche di farlo conoscere ai colleghi e ai propri dirigenti, perché noi dobbiamo partire dallo standard di qualità dei servizi e dalle carte dei servizi. Se questo è l'obiettivo, la circolare 2 del 2017 della funzione pubblica, che io consiglio sempre a tutti di leggere, perché mentre il decreto 97 è molto confuso, anche perché è una riforma del 33, la circolare 2 del 2017 è un documento esemplare per chiarezza e incisività, anche se non è stata molto applicata finora. Il ministro De Bongiorno tornerà sul tema con una circolare, mi auguro che riprenda molti dei concetti della 2 del 2017, che introduce il dialogo cooperativo con i richiedenti e nelle pronunce dei TAR, per esempio, il TAR della Puglia ha ritenuto il dialogo cooperativo con i richiedenti un criterio immanente della nuova normativa, addirittura ha negato il rigetto per richiesta massiva, che in parole semplici significa che se il cittadino chiede una serie di documenti che comportano un lavoro eccessivo per la pubblica amministrazione non può rigettare se prima non ha parlato col cittadino, anche in termini molto semplici, una telefonata, una mail, quindi non c'è bisogno di mezzi chissà quali, di quale complessità, per capire in che modo si può esaudire una domanda. Quindi l'incontro fra pubblica amministrazione e cittadino è addirittura reso in qualche modo cogente, immanente dalla circolare. Pubblicazione proattiva, anticipo della domanda, quindi io pubblico ciò che credo che il cittadino, pensate quanto è importante l'uso dei social, come faccio a sapere cosa il cittadino vuole sapere? Se non attraverso un mezzo di ricognizione così preciso come il social che ti dice esattamente qual è il dubbio, qual è magari il momento di sofferenza e di confusione che il cittadino ha. E poi i rapporti con i media e i social watchdogs che sono resi particolarmente importanti. E su questo c'è citiamo sempre, perché fu dovuto a un intervento di Pia Social, l'inserimento nella circolare del rapporto con i social media, quindi citati espressamente all'interno di un documento pubblico. Quindi questo tipo di indicazione oggi fa anche da orientamento della nostra riflessione.
Cosa non ha funzionato? La funzione pubblica di recente ha tenuto un incontro in sala Tarantelli del Ministero con un titolo FOIA, cosa non ha funzionato? Quindi c'è una vera consapevolezza sui problemi che ci sono stati in questi 2 anni. Io ho fatto delle osservazioni, l'errore principale è stato quello dello sbilanciamento sull'anticorruzione. La trasparenza partì con il ministro Brunetta come un punto fondamentale di rapporto col cittadino e quindi di comunicazione, è diventato una sorta di sottosezione dell'anticorruzione, al punto tale che il piano trasparenza e anticorruzione non è ritenuto unificato, sebbene si metta in evidenza che la parte trasparenza deve essere chiaramente identificata. I centri di risposta al cittadino non sono unificati, ma sono parcellizzati, cioè ognuno scrive a chi crede, a chi vuole, con una serie di danni che vengono prodotti, tant'è vero che alcune strutture più avanzate, come appunto io considero Napoli, ma anche Milano o altre strutture, hanno creato naturalmente un coordinamento dei responsabili di trasparenza dei vari uffici, come se fossero dei terminali che devono mettersi d'accordo e creare uno standard comune. Il responsabile trasparenza coincide quasi sempre con l'anticorruzione, con il risultato che la trasparenza è gestita quasi sempre da giuristi o da informatici e non da comunicatori, non vi sono sanzioni, gli accessi rimangono separati, accesso civico semplice, accesso ex 241 e accesso generalizzato, creando grandi confusioni che anche nelle pronunce dei TAR, e sono stati aboliti gli obblighi di rilevazione della citizen satisfaction. Su questi punti la legge dovrebbe intervenire. Noi che però non siamo, diciamo, tenuti a fare leggi, ma siamo al massimo a proporre, possiamo andare su un altro percorso, anche perché lo stesso ministro Bongiorno nel decreto concretezza ha inserito fra le professioni del turnover, come sapete, si parla tanto, un ricambio uno a uno nell'amministrazione, un ringiovanimento, ha messo in evidenza il ruolo centrale della valutazione civica e dell'esperto di qualità della prestazione pubblica, quindi va incontro proprio alle professionalità di cui parlavamo all'inizio e di cui parleremo anche alla fine, perché tutto questo percorso non potrà essere realizzato senza dare identità professionale, riconoscimento e rafforzamento alle figure della nuova comunicazione pubblica. Ecco, questo dice esattamente il ministro nel decreto: digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione, qualità dei servizi pubblici. Sono problem solver, quindi in sostanza figure molto vicine al giornalismo e alla comunicazione e molto lontane invece dall'esperto appunto di contrattualistica, del controllo di gestione, della gestione di fondi strutturali, tutte figure importantissime, ma che certo non sono deputate a conoscere le tecniche di comunicazione al cittadino. Con la comunicazione social, questo ne abbiamo parlato tante volte, quindi mi ci soffermo al volo, noi abbiamo una comunicazione che diventa in tempo reale, che diventa due vie, che comporta la continua interrogabilità dell'ente, che comporta la valutabilità costante dell'ente, quindi la modularità della pianificazione, crea un'agenda di priorità diffuse perché il cittadino a volte comunica delle cose che sono persino più importanti di quelle che può comunicare un giornalista o un comunicatore, perché è evidente che un cittadino può segnalare che, ad esempio, non è proprio vero che la buca in via del Corso è stata coperta, ma in realtà è ancora enorme. Quindi può addirittura segnalare dei problemi che, se subito affrontati, possono evitare dei problemi di ordine pubblico, dei problemi sanitari. La regola diventa l'interazione fra gli utenti. Sui social i cittadini parlano anche fra di loro, come nelle chat, nelle condivisioni che ci sono, nei gruppi, che sono chiaramente degli strumenti estremamente positivi, anche se vanno chiaramente moderati. Ecco, la comunicazione social taglia i costi, fatto fondamentale, lo sottolineo sempre perché come sapete dal 2008 la comunicazione è stata molto danneggiata proprio dal taglio brutale fatto dall'allora ministro Tremonti per motivi che sappiamo che hanno poi portato a una serie di problemi sulla gestione della spending review. La gestione di un social, quando è fatta professionalmente, consente una dimensione della partecipazione. È un esempio il nostro webinar, siamo in 500, in 600, in 700, più tutti quelli che gestiranno in remoto, on demand, il materiale di questo webinar, lo siamo attraverso un abbattimento drastico dei costi della fruizione di eventi collettivi. Ma soprattutto, andiamo nel cuore rapidamente, ripeto, in questa mia solo una panoramica iniziale, i tre accessi ANAC, accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato, ecco, l'accesso generalizzato consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti nella sostanza, sempre, senza formalismo e rivolgendosi a tutti. Perché è evidente che un cittadino, lo vedremo anche negli esempi che faranno Pietro Citarella
è Maria Teresa d'Aquino, un cittadino che chiede, ad esempio, attraverso un post, di avere informazioni o di avere un documento, comporta, cioè, invita il giornalista, il comunicatore che è dall'altra parte a fornirgli questo documento e di farlo magari in forma anche proattiva, dando informazioni ulteriori su un certo tema, e costruisce una trasparenza assolutamente impensabile persino per il legislatore del 2016. Il ministro Bongiorno, nell'intervista che le ho fatto, ha subito intuito cosa si può fare con i social per realizzare una trasparenza assolutamente inedita per il passato. Quindi arriviamo, Swinging London, alla frase che apre il Freedom of Information Act della Gran Bretagna: qualsiasi informazione che deve essere rilasciata in base al FOIA è rivolta al mondo intero. E possiamo anche aggiungere: qualsiasi informazione che interessa il mondo intero può essere rilasciata attraverso il FOIA. Noi abbiamo realizzato su questo anche dei documenti, insieme a Pia Social abbiamo dei prodotti, il Social Media PA dalla formazione dei consigli per l'uso, che cercheremo di aggiornare, perché su questo tema ogni giorno crea una novità, una best practice nuova, e questi sono anche elementi che Pia Social sviluppa in intensi programmi formativi. E ricordiamoci sempre, ecco, l'altro articolo che io vi chiedo in chiusura di ricordare sempre, e magari di ricordarlo anche ai colleghi che tendono sempre a ritenere la trasparenza una delle tante funzioni adempitive da rinchiudere in un ufficio, che l'articolo 6 del decreto 33, confermato dal decreto 97, dice che i dati devono essere questi, devono essere integri, aggiornati, completi, tempestivi, semplici, comprensibili, omogenei, accessibili. Bene, tutte caratteristiche che non può certo garantire un giurista, non può certo garantire un informatico, un geologo, un commercialista, ma può garantire solo un giornalista, un comunicatore che ha nel suo DNA la capacità e la tecnica del rapporto con il mondo esterno e col pubblico. E per questo il progetto che porta avanti Via Social, che noi sosteniamo e che è anche condiviso dalla Federazione della Stampa, quindi dal Sindacato dei Giornalisti, è una idea di un ufficio unico, un nuovo ufficio comunicazione, stampa e servizi al cittadino, un ufficio unico con profili distinti fra il comunicatore, che si occuperebbe di contatti con il pubblico, trasparenza, citizen satisfaction, campagne di comunicazione di eventi e comunicazione interna, e il giornalista, che invece si occuperebbe di redazione, notizie, trattamento delle informazioni, rapporti con i media e gestione dei social. Questo progetto, di cui si parlerà, ma anticipo una cosa che senza dubbio approfondirà meglio Francesco, il 20 marzo, in una iniziativa che si chiama Verso una nuova legge per la comunicazione pubblica, legge 151, l'abbiamo chiamata così per dire che in qualche modo sviluppa ed evolve la 150. Io di questo ho scritto anche in un dossier sul Sole 24 Ore e sono quindi a disposizione per qualsiasi scambio e approfondimento. E quindi, l'unica cosa che io metto sempre, lo sanno tutti i colleghi con i quali ho il piacere di condividere eventi, è che comunque noi dobbiamo sempre fare capo alla responsabilità. Non dobbiamo adempiere alla legge, dobbiamo adempiere a degli obiettivi. L'obiettivo è un cittadino coinvolto e che gradisca, che dia un giudizio positivo sui servizi pubblici. Quindi non dobbiamo fare ciò che la legge ci dice di fare, ma ciò che la legge non ci vieta di fare. Ed è questo forse la svolta culturale di mentalità e più consona alla nostra professionalità e all'idea della missione pubblica. Io mi fermo qui perché il mio era soltanto una cornice su cui intervenire. Sono chiaramente a disposizione per ogni sviluppo, approfondimento. Ti ringrazio Sergio e adesso insomma passiamo la parola a Francesco che invece ci fornirà diciamo, una panoramica, un aggiornamento di quanto si muove nel contesto della pubblica amministrazione. E chiedo a Francesco di attivare per tanto la webcam, eccolo, e l'audio. Sì, buongiorno a tutti, grazie innanzitutto al Formez e al Ministero della Pubblica Amministrazione, insomma, per l'impegno sulla settimana dell'amministrazione aperta. Anche come associazione Pia Social abbiamo messo in campo molti eventi in questa settimana in tutta Italia. Il webinar di oggi è dedicato alla trasparenza. Come dire, non entro su cose che ha già detto Sergio, che è sicuramente più titolato di me per parlare di trasparenza, però vorrei dire intanto una cosa, che quando si parla di social network e di nuova comunicazione,
In Italia oggi possiamo vantare un primato, perché oggi siamo i primi a livello internazionale, ce lo ha detto l'OCSE, ma insomma basta un po' farsi un giro anche sul web per vedere cosa succede in altre circostanze, in altre nazioni, ad avere una rete nazionale dedicata alla cosiddetta nuova comunicazione, quella che si fa attraverso il web, i social network, le chat, l'intelligenza artificiale. Questo non lo dico per vanto, diciamo, rispetto anche al lavoro che facciamo come PA Social, ma semplicemente per dire che nel nostro paese ormai da anni c'è un dibattito, un fermento, un entusiasmo, una voglia di fare legati a questa attività, a questo tipo di comunicazione, a quello che rappresentano oggi i social network, incredibile. Ci sono tantissime realtà positive. Tantissimi professionisti di ogni tipo, e poi entriamo sulle professionalità, che ogni giorno fanno un lavoro straordinario per dare servizio e informazione ai cittadini attraverso questi strumenti e queste nuove modalità di comunicazione. Anche perché quando si parla di trasparenza si è fatto l'errore, l'ha detto Sergio, lo ha detto anche il ministro nell'intervista. Di considerarlo, come dire, un adempimento burocratico. La trasparenza in realtà è un qualcosa che si deve fare, come dal titolo di oggi, di fatto in tempo reale insieme ai cittadini, aprendosi al dialogo, al rapporto diretto con i cittadini, ovviamente anche rispondendo alle richieste, dando documenti e quant'altro, senza entrare, come dire, nel FOIA o in altro. Diciamo che c'è bisogno che le nostre PA siano presenti dove sono i cittadini e questi sono concetti ormai, come dire, accettati, quindi il fatto che si debba stare sugli strumenti da Facebook a Instagram, da Twitter a LinkedIn, fino alle chat, pensate a WhatsApp, a Telegram, anche a Facebook Messenger, insomma, sono tutte modalità che noi usiamo praticamente ogni giorno per il nostro privato e le dobbiamo usare anche nel settore pubblico. Quindi dicevo, non è un adempimento burocratico, è qualcosa che è molto legato alla comunicazione, all'informazione, perché tutti voi, penso molti di voi, saranno impegnati in PA, in aziende pubbliche, nel dare servizi e informazioni ai cittadini. Ecco, diciamo che se noi andiamo a rispondere a un cittadino su Twitter, su Facebook o su qualunque altro mezzo social, noi stiamo facendo tante attività della nostra PA nello stesso momento. E poi entriamo anche nell'organizzazione. Sergio ha citato la proposta di PA Social per un nuovo modello organizzativo, però io in quel momento rispondo a un cittadino e sto facendo appunto trasparenza, sto facendo comunicazione, sto facendo loop, sto facendo l'ufficio stampa, spesso sto facendo comunicazione, scusate, campagna di comunicazione, sto facendo organizzazione di eventi, sto facendo tantissime cose che purtroppo oggi stanno in uffici diversi. Spesso che non si parlano tra di loro e quindi noi dobbiamo assolutamente fare un passo avanti su questo. Quando si parla di social network, di impatto sulla PA, stiamo parlando di una rivoluzione non sognata ma in corso. Stanno succedendo tante cose negli ultimi anni, anche nei documenti pubblici, li ha citati Sergio prima, dalla circolare sul FOIA ai nuovi contratti, c'è un dibattito molto aperto e lo diceva prima Sergio, il 20 di marzo, cioè mercoledì prossimo a Roma, ci sarà un evento promosso da PA Social 151, appunto è un numero simbolico per dire aggiorniamo, andiamo oltre la 150, non perché non sia stato fatto un lavoro ottimo dal punto di vista di chi ci ha lavorato in quegli anni, quindi è stato fatto un lavoro che ha portato a un risultato importante. Però nel frattempo il mondo è cambiato, gli strumenti sono cambiati, c'è stato tantissimo
dal 2000 a oggi, oggi è completamente rivoluzionato il modo di fare comunicazione e informazione. Quindi noi con tutti, ci sarà il Ministero della Pubblica Amministrazione, ci sarà la Federazione Nazionale della Stampa, ci saranno l'Associazione della Comunicazione Pubblica, la FERPI, l'INPGI, il GUS, insomma ci saranno tanti protagonisti e associazioni, ordini e federazioni di riferimento per tutto quello che è il mondo della comunicazione a 360 gradi, quindi giornalisti, comunicatori, università e anche direi io, soprattutto perché ad oggi sono gli unici che non sono riconosciuti in nessun modo, le nuove professioni del digitale, come il social media manager e tante altre, senza fare un elenco, oggi dobbiamo assolutamente mettere insieme queste professionalità e quindi è un passaggio che parte dall'essere un passaggio straordinario dal punto di vista culturale, perché cambia, questi strumenti hanno cambiato e devono cambiare ulteriormente l'approccio di chi fa questo mestiere all'interno delle pubbliche amministrazioni. Dopo il passaggio culturale abbiamo un passaggio legato alle professionalità dedicate e all'organizzazione. Le professionalità dedicate, lo diceva il ministro nell'intervista, io vorrei avere dei professionisti, delle persone preparate, delle persone che sappiano gestire il rapporto tra PA e cittadini e la trasparenza, visto che oggi parliamo di trasparenza, attraverso i social network. Per avere le professionalità bisogna ovviamente aprire le porte. Per aprire le porte significano nuovi ingressi a livello proprio di nuove assunzioni, quindi noi abbiamo chiesto al ministro, al ministero, nelle nuove assunzioni di inserire almeno un 5% dedicato ai profili di comunicazione, informazione e comunicazione digitale. Serve l'aggiornamento costante, quindi la formazione, lo scambio di buone pratiche che anche come PA Social facciamo costantemente. Serve finalmente riconoscere coloro che fanno questo mestiere. Come dicevo prima, molte di queste figure non esistono formalmente, sono molto richieste e poco riconosciute. Il lavoro sulla 151, che passa da tanti piccoli step e che non basta, perché non basterà solo una nuova legge, ci vorrà tutto questo percorso di cui stiamo parlando, che ripeto è culturale, organizzativo. E quindi anche un nuovo modello organizzativo. L'ufficio comunicazione, stampa e servizi al cittadino l'ha già descritto bene Sergio, però, come dicevo prima, parte da un presupposto molto semplice, che oggi se non lavoriamo da redazione unica, se non lavoriamo con una collaborazione diffusa, ci sarà sempre meno spazio per tutte le professionalità. E quindi immagino che tra i tanti di voi che stanno seguendo questo webinar, ho visto anche qualche messaggio in chat, ci saranno giornalisti, ci saranno comunicatori, ci saranno persone che si occupano di digitale, chiamiamolo a 360 gradi. Ecco, io e noi come associazione PA Social vorremmo dare una casa a tutte queste professionalità. Quindi non togliere spazi a nessuna di queste professionalità, anzi darne di più, però lavorando insieme, perché la formula dei compartimenti stagni, che stava nella 150, ripeto, senza critiche, ma oggi dobbiamo vedere con concretezza quello che serve, quella formula dei compartimenti stagni non funziona più, è fuori dalla realtà, è superata dagli eventi e dagli strumenti, anche perché, e vado verso la chiusura, anche perché oggi noi abbiamo un quadro molto positivo di esperienze in tutta Italia che utilizzano ad esempio WhatsApp one-to-one con i cittadini, che vuol dire stare in chat e rispondere in tempo reale ai cittadini. Faccio degli esempi, il Comune di Ancona, il Comune di Cagliari, lo fanno tante anche aziende pubbliche, Brescia Mobilità, l'ATAC stessa a Roma. Tantissimi usano Instagram per raccontare le proprie città, le proprie amministrazioni.
Non vi faccio tutto l'elenco, Twitter sembra sempre morto, in realtà è uno strumento utilissimo, soprattutto per gestire le emergenze o gli eventi. Ci sono altre chat come Telegram con i canali pubblici, oggi abbiamo degli esempi straordinari, pensate al MIUR, a tanti ministeri che lo utilizzano per dare in chat informazioni in tempo reale al proprio bacino d'utenza, ma ai cittadini in generale, perché sono tutti strumenti, come dire, aperti a tutti. Pensate a Facebook Messenger, dove ad esempio l'Agenzia delle Entrate risponde in tempo reale ai cittadini su alcune tematiche, o il Ministero dell'Agricoltura ha creato un bot che unisce la parte automatica con la parte umana di risposta. Insomma, ci sono veramente tantissime esperienze, tanti settori si stanno muovendo, dopo sentirete un comune, un'azienda sanitaria. Pensate alla sanità, alla cultura, al turismo. Noi stiamo promuovendo tantissime iniziative di formazione e divulgazione. Vi invito, vedete lo screenshot, ad andare sul nostro sito piassocial.info perché stiamo cercando di mettere a disposizione il maggior numero di opportunità per raccogliere da tutti voi feedback e per migliorare la nostra attività, ma anche per dare una cassetta degli attrezzi che è fondamentale per tutto quello che dicevamo prima e quindi per organizzare, quindi avere una nuova organizzazione ed avere professionalità preparate anche per garantire risposte in tempo reale e di qualità anche sulla trasparenza. Quindi siamo, e concludo, e sono qui per tutte le domande che volete farmi in chat e quant'altro. Concludo dicendo che stiamo vivendo un percorso che non è più basato solo sulla quantità e quindi sul dover stare sui social e stop o sul dover avere tanti follower, tanti mi piace, ma sulla qualità. Quindi bene starci, ovviamente più persone vi seguono e meglio è, ma è fondamentale dare qualità alle informazioni e ai servizi che si danno ai cittadini e quindi investire, ripeto, sull'aggiornamento, sul linguaggio, sul dialogo, sulle policy, su come si stabilisce e si tiene in tempo reale un rapporto con i cittadini. Io vi ringrazio e sono a disposizione per le domande. Grazie Francesco, e allora ci vediamo sicuramente insomma, tutti quanti il 20, sperando insomma, che si approdi presto a un riconoscimento professionale di chi lavora diciamo, in quest'ambito. Adesso passiamo la parola, diciamo, cominciamo con le testimonianze e passiamo la parola a Pietro Citarella, esperto di social media, giornalista dell'area portale web e social media del Comune di Napoli, che ci racconterà l'esperienza di questa importante città, che tra l'altro per chi volesse è approfondita all'interno del dossier di Sergio Dalamo del Sole 24 Ore, assieme all'esperienza del comune di Roma e di Milano. E lascio la parola a Pietro. Sì, buongiorno a tutti, spero si senta bene. Allora, Comune di Napoli comunica sui social media con diversi account, sia istituzionali, quindi gestiti direttamente dagli uffici di comunicazione, sia politici, prettamente politici, che invece sono gestiti dagli uffici di staff. Lo dico perché, sebbene siano continui e costanti, naturalmente, gli scambi di notizie e di informazioni tra questi, tra le strutture di comunicazione, è chiaro che le modalità di gestione e gli obiettivi sono leggermente diversi. Se i profili istituzionali sono, come dire, uno strumento prevalentemente di dialogo, informazione e di servizio al cittadino, quelli politici hanno, come dire, un maggiore margine di manovra, raccontando quella che è l'esperienza e la programmazione delle attività della giunta, degli assessori o delle municipalità. Noi abbiamo cominciato a lavorare sui social nel 2008 con un account su YouTube, pubblicando dei video che erano in effetti brevi notiziari sulle attività dell'amministrazione. Adesso c'è una vera e propria web TV curata dall'ufficio stampa e quindi diciamo, il canale YouTube è usato prevalentemente per questo, oltre che per le dirette streaming di vari eventi, sia istituzionali sia diciamo, di tipo anche un po' più politico come i consigli comunali. Successivamente abbiamo aperto nel 2009 un account su Twitter,
Da qui poi sono partiti gli altri profili, quindi Facebook, Google Plus, che come sapete a breve sarà dismesso da Google proprio nel mese di aprile. Successivamente poi abbiamo aperto anche un account su Instagram. Da qualche tempo lavoriamo anche con un canale su Telegram. Consci dell'importanza che gli strumenti di messaggistica, ne parlava prima Francesco Di Costanzo, come WhatsApp, ma anche Messenger, rivestono anche per comunicare in maniera diretta con i cittadini. Nel nostro caso Telegram è utilizzato prevalentemente per le comunicazioni di emergenza, quindi soprattutto allerta meteo, ma anche informazioni in tempo reale sui dispositivi di traffico, quindi sulla mobilità e sui trasporti. Si tratta di una modalità molto importante, e anche, soprattutto per chi si arriva direttamente nello smartphone del cittadino, che però va usata secondo noi con un po' di cautela proprio per evitare di alimentare ulteriormente le notifiche che noi tutti riceviamo quotidianamente sui nostri device. Quindi diciamo, ci limitiamo alle informazioni più importanti. Importanti, quelle che necessitano di raggiungere in tempo reale il cittadino. Volendo sintetizzare con tre parole, diciamo, la nostra presenza sui social, potremmo dire presidio, quindi una presenza quotidiana, costante, dialogo, ascoltare sempre il cittadino e cercare di rispondere quando è possibile, regole, una informativa. Inizialmente abbiamo avuto un'informativa su Facebook, poi abbiamo approvato una vera e propria social media policy nel marzo del 2017. Lo abbiamo fatto con una delibera di giunta. Non esiste una regola, visto comuni che hanno fatto semplici disposizioni o atti del dirigente. Noi abbiamo preferito impegnare tutta l'amministrazione con una delibera di giunta. È chiaro che per mantenere aperto il dialogo con il cittadino è necessario non soltanto distinguere, come ho detto all'inizio, in maniera decisa quali sono gli account istituzionali e quali sono invece quelli politici, ma diventa molto importante appunto con la social media policy definire una serie di regole, anche con un documento sintetico che sia semplice, che dica quali sono le strutture che comunicano sui social network, su quali account, in quali orari i canali sono presidiati. Insomma, diventa molto importante una policy esterna proprio per far capire qual è l'obiettivo, quali sono le linee di azione dell'amministrazione attraverso queste piattaforme. Fondamentale in una social media policy è chiaramente la parte relativa alla moderazione dei commenti, l'interazione, il dialogo con il cittadino è ovvio, è continuo. E la nostra è una moderazione, diciamo, poco invasiva. Tendiamo ad intervenire poco, soltanto nei casi più gravi, eliminando per esempio commenti di tipo commerciale o chiaramente quei commenti che possono contenere insulti, frasi volgari, un linguaggio scurrile. Cioè, devo dire, in base alla nostra esperienza, molto difficile, sono casi abbastanza rari, quasi mai si arriva al ban, che spesso è anche un ban temporaneo. Diciamo che in genere è la stessa comunità che si forma intorno ad un account social che si autoregola, finendo con l'isolare i disturbatori seriali o coloro che non vogliono dialogare, ma che insomma intervengono soltanto per attaccare e fare polemica. È chiaro che la presenza sui social, leggevo qualcuno in chat che lo segnalava prima, richiede un cambio di mentalità da parte della pubblica amministrazione, ma anche di linguaggio. È molto non è soltanto un rapporto diretto e disintermediato e quindi poco formale con il cittadino, significa capirne gli umori, accoglierne le istanze, cercare di rispondere e di fare tesoro di tutti i feedback che arrivano attraverso queste interazioni. E naturalmente, questo comporta la necessità da parte delle strutture di comunicazione in qualche modo di incidere sulla prassi amministrativa. Se mi segnalano una buca, è chiaro che devo essere in grado di dire all'ufficio che si occupa di questo problema che esiste una criticità, segnalarla e insomma sarebbe opportuno anche provare a risolverla. In questo senso devo dire per noi i social sono diventati uno strumento molto importante, una modalità operativa fondamentale per evidenziare i problemi e le criticità in tempo reale, non solo per la struttura di comunicazione, ma proprio per tutta l'amministrazione.
E sono, come diceva Sergio Talamo, nel suo intervento, chiaramente diventati uno strumento molto importante anche ai fini della trasparenza. Molto spesso il cittadino si trova di fronte ad un mare di informazioni, che sono quelle che riversiamo nella sezione amministrazione trasparente, e quindi va accompagnato in qualche modo. Quando pone una domanda, per esempio attraverso un tweet o in un commento ad un post su Facebook, va accompagnata alla risoluzione del problema, in quanto non sempre risulta semplice e agevole trovare in una quantità di dati veramente immensa, appunto della sezione amministrazione trasparente, quella necessaria a risolvere la problematica. Vi faccio vedere brevemente adesso qualche esempio, spero che si leggano le slide, diciamo, di risposte che in qualche modo, come diceva Sergio, si configurano anche come una trasparenza continua in tempo reale, erga omnes, in quanto consentono non soltanto di dare l'informazione al cittadino che la chiede e che non la chiede attraverso i canali deputati normalmente all'accesso, ma che appunto pone una domanda sotto un post su Facebook, quasi mai. Questo, chi fa questo lavoro lo sa bene, quasi mai i commenti sotto i post sono inerenti, come dire, al posto, ma è chiaro che insomma, il primo spazio che il cittadino trova per porre la domanda lo usa e lo sfrutta. In questo caso, per esempio, questa cittadina segnalava l'impossibilità di trovare l'indirizzo di posta elettronica che era stato attivato a dicembre del 2018 da parte della nostra amministrazione per segnalare la presenza di senza fissa dimora, in modo da attivare i servizi sociali per aiutare queste persone. La cittadina non era riuscita a individuarlo, gliel'abbiamo indicato, le abbiamo anche indicato i numeri di telefono dei servizi sociali attraverso i quali era possibile comunque fare questa segnalazione. In quest'altro caso l'utente ci segnalava una strada senza illuminazione. Abbiamo chiaramente inoltrato la segnalazione a chi di dovere, ma le abbiamo anche ricordato che esiste un numero verde che è appunto dedicato proprio per questo tipo di criticità e di problematiche. In questo caso era una domanda relativa ad una procedura concorsuale che è stata svolta l'anno scorso. In particolare c'era un problema, il cittadino non riusciva a comprendere all'interno dei file pubblicati che erano relativi ad una delle prove preselettive, come leggere il documento. Insomma, abbiamo provato a spiegarlo, inoltrando anche il link, aggiungendo anche il link della piattaforma dedicata alla procedura concorsuale. In questo caso, per esempio, il cittadino chiedeva i tempi per il pagamento del contributo ai libri, per l'acquisto dei libri scolastici. In questo caso gli abbiamo fatto presente che doveva scadere prima il termine per la presentazione delle domande e aspettare successivamente eventuali ricorsi. In quest'ultimo caso si trattava di una domanda relativa alle graduatorie del servizio civile. Si tratta appunto di informazioni che sono presenti sul sito istituzionale, spesso ovviamente non in home page, però che il cittadino magari ha difficoltà di individuare. Quindi il ruolo dei canali social è chiaramente quello di semplificazione, di facilitazione nel raggiungimento di informazioni. Noi come sito web del Comune di Napoli raggiungiamo quasi le 40.000 pagine attive. Il che vuol dire che appunto anche per il cittadino diventa complicato gestire insomma, questa mole di informazioni e individuare le informazioni di cui ha bisogno. Chiudo con una slide diciamo, di un altro tenore, un po' più simpatica. Chi fa questo lavoro sui social sa bene che le domande sono tante, molto diverse e di vario tipo. In questo caso abbiamo comunicato un'allerta meteo per vento forte che ha causato molti danni in città. Tra i vari post c'era questa cittadina che taggava un'altra cittadina, probabilmente la sua estetista, chiedendo conferma dell'appuntamento, preoccupandosi ovviamente, visto l'allerta meteo, di non poter andare. Il senso è che intorno ai canali social istituzionali, agli account delle pubbliche amministrazioni, si crea anche una comunità, è quello che si diceva prima, che interagisce e che quindi sviluppa un dialogo non solo verso l'amministrazione, ma anche ma proprio tra i vari utenti che seguono i vari profili e i vari account dell'amministrazione stessa. Grazie, grazie a tutti.
Grazie Pietro per questa testimonianza estremamente chiara ed esaustiva. In chat volevano capire anche quante persone lavorano sui social, proprio vista la mole, insomma, Sì, delle domande che gestite. Sì, sinceramente. è molto curioso di capire a livello organizzativo come riuscite a far fronte Allora, diciamo che a tutte le. gli account istituzionali li gestiamo in un unico servizio, e siamo tre al momento, diciamo, con notevole sforzo, anche di tempo naturalmente, però insomma, speriamo di avere nuove leve poi, insomma, nei prossimi mesi, ma al momento siamo solo tre. Bene, a maggior ragione, insomma, complimenti per la vostra Grazie. attività. Adesso ci spostiamo invece in ambito sanitario e chiedo a Maria Teresa d'Aquino, insomma, di attivare la webcam e il suo microfono per raccontarci l'esperienza dell'azienda ospedaliera dell'Alessandria. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, la nostra azienda, tanti pensano sia un piccolo ospedale e ho fatto una brevissima presentazione per dire che noi siamo 2.300 dipendenti e i nostri dipendenti sono i nostri primi interlocutori e una nostra grandissimo patrimonio perché ci aiutano e diffondono attraverso i nostri canali, sono insomma il nostro patrimonio di follower. Noi abbiamo tre presidi ospedalieri e la centrale operativa del 118. Quindi sono stati loro che all'inizio ci hanno aiutato a implementare i nostri canali. Ho preso quello che ha scritto Sergio Talamo nel suo dossier, che ci è molto piaciuto perché Sergio Mattarella ha indicato l'ospedale come primo tra i volti della Repubblica, quindi è stata una cosa bella e che ci è piaciuto riprendere. I nostri profili social sono tanti, quello che abbiamo aperto per primo in realtà è stato quello della biblioteca biomedica dove lavoro. Oltre a occuparmi dell'ufficio comunicazione, mi occupo anche del centro documentazione aziendale e l'abbiamo aperto nel 2013 come forma sperimentale, molto di nicchia. Poi abbiamo aperto nel 2017 il canale Facebook, che è quello più seguito e più attivo, mentre Instagram l'abbiamo aperto proprio quest'anno, il 20 di febbraio. YouTube di fatto lo usiamo soltanto per le dirette degli eventi ed è una piattaforma che utilizziamo soltanto di appoggio. Scusate, ecco, come gestiamo tutti questi canali? Noi proviamo a fare un calendario editoriale, creiamo dei contenuti, foto, video, infografiche, anche se però in realtà poi accadono cose che sono queste, ovviamente ci scrivono i nostri utenti, sostanzialmente per quello che è l'accesso ai servizi, e per cui dobbiamo un attimo ogni giorno rivedere quello che è il nostro calendario, proprio per cercare di rispondere a quelle che sono le domande e cercare di andare incontro alle esigenze del nostro pubblico. Per cui ovviamente rispettando quelle che sono i nostri piani e le direttive che ci siamo dati, andare incontro a quello che ci chiedono. Vi ho copiato qui questo post che abbiamo fatto il 15 agosto, quando tutti noi eravamo in vacanza e io stessa ero in vacanza. Ricorderete tutti quello che è successo a Genova. Noi siamo stati coinvolti nell'emergenza del Ponte Morandi e il nostro centro trasfusionale ci ha chiesto di poter insomma, raccogliere sacchi di sangue, quindi questo post ha avuto un grandissimo successo. La normalità della trasparenza, vi ho copiato questi due. Abbiamo avuto diverse, diciamo, polemiche legate a un concorso infermieri che vede coinvolte più di 3.000, sono arrivate più di 3.000 domande al nostro ufficio concorsi. Noi lo abbiamo promosso, ve lo faccio vedere nel post successivo. Questo post ha generato abbastanza polemiche e alla fine io ho risposto in modo piuttosto deciso perché
perché la polemica stava un po' degenerando, quindi noi lasciamo che, come ha detto prima Pietro, la comunità in qualche modo si gestisca da sola, però qui ho dovuto intervenire e la signora, che era quella più in assoluto polemica, alla fine ci ha chiesto scusa, ha detto non era riferito a voi, vi ringraziamo per quello che fate, quindi alla fine rispondere dando tutte le informazioni nel modo più preciso e dire quello che succederà, che il concorso non è per un solo posto, che utilizzeremo la graduatoria, quindi rispondendo proprio ai requisiti che diceva primo Sergio della trasparenza, dicendo tutto quello che succederà, non con un linguaggio di tipo amministrativo che userebbero i colleghi del personale perché sono abituati a quello, ma raccontare proprio la narrazione di un concorso come abbiamo fatto attraverso i giornali e come abbiamo fatto nei post precedenti, nei mesi prima, è stato alla fine utile e la comunità si è placata ed era, si è poi chietata. Noi utilizziamo molto la formula, perché io mi occupo dell'ufficio stampa, di fotografare quello che esce sui giornali e raccontarlo. E postarlo sia su Facebook che su Twitter, che anche se Twitter ha ovviamente dei numeri, lo vedremo dopo con casi concreti, molto minore rispetto a Facebook, che in realtà è la pancia dei nostri follower, e anche un po' ci dice come va. Nei primi due mesi dell'anno abbiamo provato un po' a fare un'indagine di quelli che sono i nostri post, e abbiamo praticamente un po' visto che un post su 5 soddisfa i requisiti della trasparenza inseriti nel FOIA. Soprattutto sono i messaggi che ci arrivano su Messenger. Noi abbiamo questo canale, io praticamente rispondo sempre su Messenger, cerco di essere abbastanza insomma sollecita a rispondere sempre, anche quasi alla sera, diciamo fino alle 10, ne riceviamo 3 o 4 al giorno, insomma è abbastanza gestibile fino adesso questo tipo di chat. E come vedete le domande riguardano prevalentemente l'accesso ai servizi, essendo noi un ospedale e avendo noi una tipologia enorme di servizi, i nostri utenti sono abbastanza confusi, anche se sul sito abbiamo cercato di essere molto semplici e molto chiari. È evidente che quando riceviamo informazioni tipo posso chattare con qualcuno, è abbastanza difficile provare a dare una risposta, per cui si cerca sempre di dare delle risposte che possono essere esaustive, però poi cerchiamo di rimandare al servizio che può essere l'ufficio concorsi. Quando mi chiedono quando farete il concorso per OSS, è evidente io non posso sapere tutto, ma posso dare comunque i riferimenti dei servizi che trattano poi la domanda specifica dell'utente che mi chiede. Adesso do qualche... Noi poi abbiamo questa comunità che è molto animata dai dipendenti, come vi dicevo prima, non vi sono stata a copiare il lunghissimo elenco di cuori e sticker che vengono copiati sotto i post di presentazione che inserisco. Cerchiamo di costruire una narrazione fatta molto da volti. Tra i vari complimenti abbiamo anche questo. Ovviamente nel rispondere a tutti dobbiamo anche rispondere dove ci sono criticità o carenze, perché cerchiamo di essere onesti su tutto. Devo dire che abbiamo giugno del 2018 una direzione che ci permette di essere molto liberi e di rispondere con grande serenità a tutto questo. Questo è il nostro canale LinkedIn, dove abbiamo numeri decisamente più bassi, e su questo lavoreremo nei prossimi mesi, e sono decisamente più tecnici i post che facciamo. Questo invece è il nostro canale Twitter, dove comunque cerchiamo
parliamo di il nostro, diciamo, la piattaforma di riferimento è sempre il nostro canale Twitter, il nostro sito internet. Qui abbiamo cercato di promuovere un nuovo servizio, visto che la terapia intensiva ha aderito e ha aperto e ha ampliato i propri orari di attività, quindi eravamo davanti a un nuovo servizio. Qui abbiamo ricevuto un complimento su Twitter, non è proprio così semplice, quindi fa piacere. Qui abbiamo, sono due esempi di un nuovo, l'ampliamento della ricetta elettronica che ci ha dato la Regione Piemonte. Qui noi stiamo facendo un'attività di coinvolgimento con la cittadinanza che vedremo poi anche postato su Instagram. Ecco, qui noi abbiamo fatto un'intervista con il primario della ginecologia, dando tutti i numeri mese per mese dei parti e l'abbiamo fotografato e messo su Facebook. Visto che gestiamo l'attività del 112, dobbiamo sempre promuovere anche e ricordare perché in Piemonte esiste il numero unico di emergenza 112. Questa è un'altra iniziativa legata al coinvolgimento dei cittadini perché dobbiamo rifare i corridoi dell'ospedale, quindi dopo questo post su Instagram che in pochissimi giorni ha già più di 900 follower ed è un successo decisamente inaspettato anche per noi perché non ce la, assolutamente non ce l'aspettavamo. Abbiamo ricevuto diverse mail dopo questo post. Questo lo stesso è un nuovo servizio che abbiamo promosso anche su Instagram, come vi dicevo, la narrazione attraverso i volti, e questo lo stesso a seguito di alcune segnalazioni e criticità che abbiamo ricevuto sull'accesso ai servizi della radiologia, abbiamo ricordato e stiamo cercando di costruire una campagna di comunicazione proprio sulla radiologia. Abbiamo provato a fare questo post perché lo proviamo a utilizzare un po' anche come sperimentazione, vediamo un po' come va e vedremo un attimo. Ecco. Ricordiamo comunque, e così chiudo questa mia breve presentazione, che ai reclami che comunque arrivano all'URP, come dire, la risposta del direttore generale attraverso la lettera è comunque sempre l'iter che conclude nel modo più apprezzabile possibile. Io ringrazio e ripasso la Grazie Maria parola a Teresa per Roberto. la testimonianza, sicuramente fate un lavoro encomiabile, tanto più che si tratta, diciamo, di ambito sanitario, quindi avete a che fare con tematiche anche spesso delicate. E non so se qualcuno chiedeva qualche indicazione su come vi muovete sul trattamento dei dati sensibili, se vi capita appunto di avere post che dovete trattare, diciamo, ancora attenzione perché appunto non possono essere, diciamo, sì. Mi senti? Sì. Ah, sì, assolutamente non sì, mi senti te? Non inseriamo mai i dati dei pazienti, ovviamente. Quando dobbiamo mettere foto dei pazienti, chiediamo sempre la liberatoria. Cerchiamo di non utilizzare mai fotografie di minori. Nel caso ci siano fotografie dei minori, chiediamo ovviamente la liberatoria che abbiamo preparato insieme all'ufficio legale anche per loro, ma sono, diciamo, casi del tutto eccezionali. Facciamo riferimento alle carte deontologiche dei giornalisti, ovviamente, ma dati dei pazienti sui social Certo, raramente vengono grazie trattati, per la ecco. risposta. Io a questo punto andrei verso la conclusione e diciamo, affiderei alla sintesi giornalistica, diciamo, fatta direttamente dal ministro, chiedendo di mandare l'ultima pillola e vi saluto. Come sintesi giornalistica possiamo dire una trasparenza digitale imperniata sui social e sull'interazione diretta col cittadino. Assolutamente una sintesi che rispecchia il mio pensiero perché secondo me la velocità e la trasparenza sono l'etichetta della digitalizzazione, quindi io credo che questo possa fare quel cambio di passo che ormai i cittadini si aspettano.